Allora, li vediamo già pronti perché è arrivato il nostro momento. Ci spostiamo a nord per cucinare il timballo. Ma come lo facciamo qua il timballo? Qua abbiamo due ricette diverse. Allora andiamo, abbiamo qui William Zolfa direttamente dall'Abruzzo. Sì. Che lo farà in che modo? Con... In modo particolare facendo delle scrippelle, che è un impasto... Scrippelle? Esatto. Che sono le crespelle? Esatto, crespelle fatte con uova, sale, acqua e farina, non c'è latte. E della particolarità, diciamo, di questo timballo. Anziché fare con la pasta all'uovo, facciamo queste scrippelle. E invece, dall'altra parte, lo vediamo già pronto, Daniele Priori, direttamente dalla campagna, da Napoli. Sì, sì, Massimiliano. Come lo fai tu il timballo? È classico, Massimiliano. Il sartù di riso napoletano. Il sartù di riso. Circa un piatto che nasce intorno al 1700. Dall'origine francese, infatti sarebbe, il nome sarebbe deriva dal surtout, perché viene coperto tutto col pane grattugiato, quindi è a sorpresa. E poi, come ti dicevo qualche altra volta, perché è imbuttunato. L'altra volta facevamo l'imbuttunato. Perché è imbuttunato, sì. Come vedi, cuoce il riso con una bella ragù napoletano, pappuliato 6 ore, quindi con la tracchiolella, con le poppette, con la salsiccia. Ma che bello un pappuliato. Pappuliato, e sono quei termini che vengono dalla passione della cucina, Massimiliano. No, tra l'altro leggevo proprio ieri sul giornale che la lingua italiana è quasi salita sul podio come la lingua più parlata nel mondo. Adesso siamo al quarto posto. Tu pensa poi nella lingua italiana quanti dialetti ci sono, perché il napoletano non è neanche un dialetto, dobbiamo dire che è proprio una lingua. Senti, è messo a... Sto cuocendo il riso. Per quanto tempo? Con questo ci vogliono 15 minuti perché deve restare bello al dente, quindi con piselli e con il ragù napoletano, okay, che è stato cotto in precedenza per 5 ore e mezza circa. Che bello, lentamente. Questo è fatto proprio con lo strutto, proprio in modo ignorante, proprio in modo bello, e terrone come me. Abbiamo appena mangiato, c'è stata appena la pasta. Leggero. Allora, questa vedete il sartù di riso, potete prendere appunti per poterlo fare. Torniamo a questo punto. Allora, tu William sei abruzzese, sì, zona L'Aquila? L'Aquila, sì. L'Aquila, proprio L'Aquila? Sì. Ok, allora, come procede il tuo invece? Adesso noi che cosa stiamo facendo? Facciamo queste scrippelle, come ho detto, da noi in dialetto si chiama scrippella, che è un impasto, come abbiamo detto, di uova, farina e acqua. A questo punto, con una padella abbastanza calda, andiamo a realizzare questa scrippella mettendo un mestolo di impasto in padella e cercandola di allargare il più possibile perché deve risultare molto sottile. Senti, vedi? Ma perché io ricordo questa cosa che è più teramano? È sbagliato? No, in realtà... Perché Teramo è la parte proprio confinante, poi tra l'altro dobbiamo dire anche con Abruzzo, Marche, e siete proprio al confine con la mia città, con Ascoli Piceno. Esatto. Infatti noi non siamo né del sud del... cioè noi ci sentiamo un po' sud del Marche e nord dell'Abruzzo, uguale un paio di teramani. No, noi esatto, noi in Abruzzo diciamo la cucina tipica abruzzese in realtà genera tante ricette il teramano, quindi la provincia di Teramo è ricca di tradizione abruzzese, una città che ha tante tradizioni a partire da questo prodotto che può essere fatto sia come timballo ma anche come scrippella in busta con del brodo, del pecorino, ecco. E tipo un cannellone. Ah, tu già le fatte? Come procedi, sì, poi? Adesso faccio vedere una crepe appena una scrippella qui appena fatta. Che è velocissima. Esatto. Poi praticamente una volta fatte andiamo a foderare uno stampo classico, sì, da timballo, dove andiamo a mettere inizialmente il nostro sugo fatto con i muscoli delle carni. In questo caso noi abbiamo usato 3 tipi di carne, manzo, maiale e io ho usato anche una piccola percentuale, sì, di castrato, che non so se la conosci, è la carne che noi usiamo in Abruzzo per fare i famosi arrosticini. No, famosissimi. Quindi una carne molto saporita, molto profumata, che dà un profumo a questo timballo. Allora, adesso però noi abbiamo anche la nostra super esperta, la professoressa Susanna Cutini. Vengo da lei, Susanna, perché le vorrei chiedere anche da dove arriva la parola timballo e come mai poi ci sono anche in questo caso così tante varietà. Allora, la parola timballo, guarda, ti faccio subito vedere, Massimiliano, questo. È la forma del timballo, che è la forma di un tamburo. Perché proviene proprio dalla parola tambal, che nel francese arcaico significava proprio tamburo. E
prende la forma, lo stampo proprio di questo, ossia il timballo ha la forma di un tamburo, quindi lo stampo prende proprio la forma di questo oggetto, quindi è antichissima, proviene, l'abbiamo sentito, dalle corti francesi, quindi è un piatto proprio delle ricorrenze, dei matrimoni, ma nasce anticamente anche in crosta, ossia venivano avvolte carni di volatili, di pesce, di carne, in una crosta di pane oppure di pasta frolla, e quindi si presentava proprio questo un tipo di torta che poi veniva tagliata e uscivano fuori tutti i profumi e tutti i sapori del timballo, quindi è una ricetta antichissima che poi è stata declinata, l'abbiamo visto qui dai nostri chef, no? Cosa stanno facendo, quindi è proprio una ricetta che rappresenta in un certo qual modo anche la nostra Italia, che poi ha preso tante forme come vediamo anche negli stampi, e ogni regione ha il suo timballo. Allora, dopo, tra l'altro, torno a lei per capire la differenza tra, se c'è, tra timballo e pasticcio, perché qualcuno lo chiama anche pasticcio. Allora, sì. La parte più bella. Questa è la parte che amo, che amo. Questa di è la parte che imbuttoniamo, Massimiliano. Allora, con le polpettine fritte. Lo sai perché a me piace di più? Perché ormai lo sanno anche i nostri amici a casa. È che io sono un amante del casatiello. Quindi è periodo proprio questo. E questo un pochettino ci assomiglia, sì, poi, no? Perché dentro c'è questo ripieno imbuttonato di tutto. Questo c'è il fior di latte, le polpettine, dei pezzettini di ragù che ho rotto con le mani, basilico. E adesso vado a coprire, ok? Il tutto pressandolo. Qui dentro ci ho messo delle uova in modo che mi fanno un po' da legante, sì, ok? Dopo vado a fare l'ultimo strato di pane grattugiato, ok? E lo metto in forno per 45 minuti. Ok, allora chiamami riposare. Però quando metti il pane grattugiato. Perfetto. Torniamo adesso nuovamente in Abruzzo, mi piace questo spostamento, campagna Abruzzo. Vai, allora abbiamo messo lo strato. Esatto, adesso lo rifacciamo, mettiamo subito Quanti una scrippella. Quanti strati fai più o meno? Diciamo che gli strati devono essere abbastanza, perché nell'antichità si diceva che per dare importanza al proprio ospite più il timballo era alto e più era importante l'ospite che uno aveva a casa. A questo punto, dopo aver messo l'altro strato di scrippella, mettiamo il nostro sugo di carne. Quindi e la particolarità, eccola qui, guardi Massimiliano, che sono delle polpettine di carne minuscole, sono addirittura più piccole di una biglia, che vengono fatte con delle carni miste, arrotolate, classica come una polpetta, poi vengono o fritte o soffritte, io le soffrigo perché vengono più leggere, ed è, diciamo, i pezzettini di carne che poi vanno messi in questo timballo. Aggiungiamo della mozzarella fresca fior di latte. Che belle, così piccole piccole che non esatto. danno neanche fastidio poi quando mangi. Sì, si mangiano realmente con un boccone. Poi aggiungiamo del parmigiano. Okay. Io metto anche una piccola spolverata di pecorino per dare un po', insomma, di sapore. Esatto. Un po' più. E poi procediamo di nuovo con un altro strato. Ma tu lo fai anche bianco o... Ora, diciamo che la tradizione va un po' sul rosso. Poi ovviamente più passano gli anni e più si cerca sempre di alleggerire questi timballi. Quindi ci sono anche vegetariani. Quindi fatti con tutte verdure, carciofi, piselli, zucchine, spinaci, se ne fanno in tanti tipi. Diciamo questo con queste polpettine in questa maniera è il più tradizionale. Ok, poi facciamo praticamente, stiamo concludendo, stiamo facendo l'ultimo strato. Sì, facciamo l'ultimo strato. Guarda che bello, divertitevi a casa. Certo, è vero, perché rispetto a quello che stai dicendo tu, è che una volta si mangia, questo era il piatto della festa, proprio quando arrivava anche qualcuno così importante. Oggi invece mangiamo tutti i giorni, mangiamo anche abbondantemente. C'è qualcuno che addirittura aggiungeva anche dell'uovo sodo, dei piselli in mezzo, degli spinaci, però ovviamente, sai, più aggiungi roba e più magari il prodotto risulta abbastanza carico. Ancora io cerco di mantenere la tradizione, mantenendo anche quelle che sono le attenzioni alla salute, insomma. Ecco, ma ancora viene fatto comunque, spesso? Cioè, sì, ancora sì, un piatto... no, viene fatto. Popolare soprattutto nelle festività, ma anche il piatto domenicale proprio. Sapete, voi comunque, stavo pensando che voi, sia Daniele che William, e tutti gli chef in generale, i cuochi, avete un compito fondamentale, perché avete sostituito un po' le nonne. Perché la tradizione noi la stiamo perdendo e grazie a voi invece rimane viva. Ma la tradizione... Perché non cuciniamo più come prima. Esatto, la tradizione è fondamentale, Massimiliano, perché l'Italia è ricca di tradizioni, di storia che bisogna che venga portata avanti, raccontata e soprattutto in questo periodo rialleggerita. È vero.
Allora, abbiamo finito, mettere. Chiudiamo con del sugo, del pecorino e del parmigiano e poi inforniamo a 160 gradi per un'ora e mezza, un'ora e 40. Però noi li abbiamo già, venite qui con me, venite, William, vieni. Nel frattempo tu hai messo il pan grattato sopra. Pane grattugiato. Il pane grattugiato. Perfetto, forno per un'oretta. Ecco, ma più 160-170 minuti. Lo strato, più ne metti e poi se magari ci metti anche dei cubetti di burro, quello diventa un po' sì, croccante. Sì, te lo diventare più croccante dorato e più dorato. Sì, perché mi piace però così. Sai, a Napoli il burro... È un po'... No, non va bene, non va bene, non ci sta buono. No. Eccoli qua, guardate i nostri due timballi, timballo campano e timballo abruzzese. Tracchiulella. Come... Questa è la tracchiulella. La tracchiulella, che bello. Dovremmo fare anche le puntate dedicate a... Come si dice in Abruzzo? Questo è il timballo abruzzese. Ah, normale, fa, sì, faccio, sì, meno timballo, male, se è più semplice. Abruzzese. Grazie William, grazie, grazie a voi, Daniele. Grazie, allora, provate a farlo anche voi a casa.